per ripartire in America, caro Franco. Addirittura nelle Americhe, dove c'è un calabresaccio che ha sfondato addirittura a Manhattan. Sì. A Manhattan. Noi ce l'abbiamo in linea Giuseppe Samà, eccolo. L'archistar più gettonato di tutte le Americhe. Wow. No. Ma ce buongiorno, l'abbiamo solo noi. In Italia abbiamo diversi lavori tra Calabria, Campania, Puglia, insomma abbiamo diversi tra hotel, residenze, stiamo facendo abbastanza bene. E nel comune di Paolo ho accettato questa sfida per questo lavoro per il lungomare e anche lì insomma è venuto un bel lavoro e siamo nella fase di approvazione finale. No, di approvazione, speriamo per settembre di partire con i lavori. Hai sempre questo problema della burocrazia, Franco. Non lo diciamo ad uno che conosce l'America e che si arrabbia su questo. Ah sì, eh? Lasciamo stare. È molto più fluida la situazione. Noi quello italiani. Porterei in Italia, è quella. La burocrazia. Dice, la eliminerei, dice Giuseppe. Questa parolina. Eliminare... Ma ridurre ridurre. Sì. E diciamo anche una cosa però, perché l'architetto Samà fa anche una cosa interessante, lui quando può e dove è possibile prende sempre prodotti italiani. Beh, e calabresi, evviva. I tecnici, insomma lui ama comunque dare alla Calabria una chance, un'opportunità, vero architetto? Verissimo, made in Italy e soprattutto made in Calabria, cerco di, con la nostra artigianalità e le nostre aziende, che ce ne sono tante ottime, insomma, cerco sempre di inserirli nei progetti, ecco, a prescindere che siano a New York o alle Maldive ad esempio, insomma, stiamo già individuando alcune aziende per poter fare alcuni lavori lì.